non siamo in recessione, siamo in una fase di indebolimento della crescita, ma il segno è sempre positivo. Ci aspettiamo per il 2022 un tasso di crescita fra il 3,2 e 3,1. 3%. L'inflazione e l'aumento dei prezzi hanno rallentato la crescita che era ripartita dopo il Covid. La Toscana però tiene meglio rispetto ad altri territori. A livello produttivo e occupazionale i dati sono tornati in linea con il pre-pandemia. In particolare i buoni segnali arrivano dal mondo della produzione. La produzione industriale mostra nel 2022 una crescita, quindi un segno positivo, superiore ad altre regioni che sono i nostri generali competitor come Emilia, Lombardia, Veneto, e il sistema produttivo ha recuperato il volume di produzione del 2019. Negli ultimi mesi si osserva ovviamente un rallentamento. L'export farmaceutico aveva già registrato un forte aumento l'anno passato, cosa che comporta un fisiologico rallentamento legato, un po' come per tutta l'economia, alle incertezze dettate dal conflitto russo-ucraino. Se la cavano meglio in questo settore abbigliamento e trasporti. Ottime indicazioni dal turismo, dove rispetto ai primi mesi del 2021 la crescita è del 172%. L'inflazione invece è l'autentica mannaia. In media ha sottratto alle famiglie toscane quasi 1.000 euro soltanto nei primi 6 mesi del 2022.